Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay. I campionati di calcio stanno volgendo al termine, dal massimo campionato fino al torneo di Serie C. Ci sono state in settimana ovviamente le gare dei playoff e anche dei playout, playoff che in Serie C torneranno nella giornata di domani. Tra poco vedremo il quadro completo. Intanto saluto in regia Maurizio Dagui e Antonio Di Berardino alle telecamere. Situazione in stand-by invece per quanto riguarda la società del Pescara, quindi sia a livello dirigenziale sia a livello tecnico. Per quanto riguarda il nuovo assetto non ci sono grandi novità. Il 4 giugno ci sarà l'iscrizione al prossimo campionato. Allora, vado a salutare gli ospiti di questa puntata, sono tutti colleghi, quindi abbiamo uno spaccato dell'informazione pescarese, il decano dei giornalisti, Antonio De Leonardis. Ciao, Buonasera Totò, ben rivisto. Il decano degli opinionisti di Replay da più di 30 anni, Francesco Di Francesco. Buonasera buonasera. Salve a Francesco. tutti. Il decano dei siti, del portale dei tifosi biancozzurri, di forzapescara.com, il direttore Paolo De Carlis. Buonasera Grazie, Paolo, il primo grazie. portale almeno in Abruzzo. Esatto, non è un decano, però potrà diventarlo con il passare degli anni. Segue le vicende del Pescara ormai da decenni per TV6, per l'ANSA, per il Corriere dello Sport. Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Buonasera, grazie Il Enrico. decano di TV6, perché lui conduce trasmissioni da più di 20 anni. Andrea Costantini, buonasera Buonasera, Andrea, sei buonasera a sempre in tutti. un'altra postazione, ma questa volta ti facciamo entrare nel vivo anche di replay. È anche bello vederti dall'altra parte, non sempre nel Grazie. fare le domande. E quindi abbiamo uno spaccato dell'informazione per valutare quello che sta accadendo a Pescara. Vediamo subito il quadro completo dei playoff che torneranno nella giornata di domani. Questo è il tabellone che prevede Catania-Avellino, Vicenza-Padova, Juventus New Generation Carrarese e Benevento Torres. Le partite di andata si disputeranno appunto domani ed il ritorno sabato 2 giugno. Serie C dunque che sta entrando anche nella fase più importante perché sono entrate le seconde classificate nel campionato. Ovviamente c'è la sorpresa della Juventus, le favorite restano sempre Avellino, Vicenza, Padova e Benevento. Comunque un bel torneo. Si è salvata la Vis Pesaro dopo una vittoria rocambolesca con la Recanatese. Nell'altro girone si è salvato il Potenza e si è salvato il Monopoli grazie a un gol di Tommasini che vedremo più avanti. Allora, poi faremo anche delle previsioni sul nuovo direttore sportivo, sul nuovo allenatore, non so se sul nuovo presidente, perché chiedo a voi che vivete la città di Pescara, cosa pensate di questa situazione adesso in stand-by, perché non sappiamo come andrà a finire né a livello societario, quindi non abbiamo proprio temi da trattare e giriamo intorno a tante voci, a tante trattative. Noi non abbiamo mai fatto nomi di probabili acquirenti proprio perché non abbiamo mai avuto la certezza di un eventuale acquirente interessato al Pescara. Sulle voci ci abbiamo lavorato, però fino a quando non abbiamo avuto la consapevolezza di trovarci di fronte a una persona interessata, preferiamo aspettare. Totò, come si sta vivendo questo momento, che è uno dei peggiori nella storia del Pescara degli ultimi 40-50 anni? Eh sì, ce ne sono stati altri più o meno di questo livello, anche con contestazioni pesantissime. Io parlo dai tempi da quando arrivò Tom Rosati, addirittura il Pescara non poteva nemmeno fare gli allenamenti all'Adriatico e c'era pubblico che l'estate prima aveva contestato fortemente Galeota con la villa circondata dalle forze di polizia. E poi abbiamo visto altri periodi di prima che arrivasse Galeone, voglio dire, la squadra, quella retrocessione che fu evitata col ripescaggio, addirittura Re Bonato dovette uscire
da un cancello di servizio, perché loro l'avrebbero presa a botte, rebbonate, che poi. Per cui non mi meraviglia, voglio dire, ne ho viste più di una, per non parlare poi del periodo paterno e del fallimento, cioè queste sono situazioni che purtroppo si sono ripetute troppe, cioè Pescara non ha avuto mai questa continuità, come magari è successo a Empoli, che Empoli credo che sia... Credo lo specchio di quello che poteva essere Pescara, che nell'ambito tra la A e la B, insomma, però questo purtroppo non è mai successo. Quindi questa situazione non è che mi meraviglia più di tanto, voglio dire, pure quello che abbiamo visto quest'anno, soprattutto nel giro di ritorno, col pubblico che diserta la curva e poi entra. Non lo so, mi sembra una cosa molto, molto brutta, è stata, ma come nei peggiori momenti, poi dopo magari finisce, passa l'estate, vedremo che succede. Però. È il peggior momento della gestione Sebastiani? Sicuramente sì, anche ne ha avuti altri diversi, però è chiaro che insomma questo credo che sia il terzo campionato di C o il quarto, quant'è? Il terzo è finito, sarà il quarto. E insomma questo è un po' esasperato ancora di più, anche perché tutte le volte si è partiti anche con grande entusiasmo, perché l'attesa, la storia di Pescara sempre nuova, Pescara deve vincere e poi Pescara non vince, perché non è matematico, insomma. E per cui questa situazione, mettici pure il fatto che insomma la squadra non ha avuto mai continuità, insomma, in questi ultimi 3-4 anni la squadra è stata sempre rifondata tutte le volte, e poi non è come succedeva una volta, adesso si rifonda in base ai famosi profili, cioè spesso adesso già ne abbiamo, stiamo parlando da diverso tempo, profilo di giocatori, profilo di direttori sportivi, profilo di allenatori, voglio dire, a me fa ridere, però insomma mi sembra veramente un altro mondo quello che sto vivendo, per cui questa situazione non mi meraviglia affatto, insomma, perché è difficile riprendere, certo, come è successo all'inizio di quest'anno, dopo la delusione col Foggia, è tornato grande entusiasmo, solo perché c'era Zeman in panchina. Probabilmente sì, però è durato poco. Ora manca proprio un motivo di entusiasmo, certo. Un motivo dove si può vedere la luce in fondo al tunnel, cioè no, sembra assolutamente no. Un vicolo cieco dove non c'è una prospettiva bella. Ma sicuramente, perché tanto sappiamo che, voglio dire, la società Sebastiani fa quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè quello che può fare. Diamo per scontato che resta Sebastiani, però... Ci può stare. C'è sempre un però io non ci credo poco, perché stranamente Pescara non ha avuto mai un'attrattiva di questo tipo, come è successo in tantissime piazze, l'esempio del Catania, insomma, che è andato in via, ha trovato una nuova proprietà e è cambiato tutto, voglio dire, Pescara, ricordiamoci che nasce questa società, nasce da un fallimento, che già questo era gravissimo, e poi da quel fallimento erano 30 o 40 imprenditori, è rimasto uno solo per strada, quindi cioè, veramente io sono più che altro un po' demoralizzato, molto, perché veramente è una situazione che non mi piace assolutamente. Ti confesso che quest'anno allo stadio sono andato dal vivo 2-3 volte, l'ultima con l'Ancona. Sono andato via alla fine del primo tempo perché veramente non mi divertiva e non mi piaceva. Allora, Paolo De Carolis, che notizie fresche ci porti dalla società? Anche tu credi poco ad un passaggio di consegne o hai altre notizie? No, credo assolutamente che resterà Sebastiani. Perché oramai, insomma, raccontando il Pescara quotidianamente, ho anche un po' una certa memoria per tenere presente che ogni volta arrivano gli australiani, gli inglesi, i francesi, gli yemeniti, quindi... Mi sembra che anche voi non avete dato spazio... No, abbiamo scelto la linea di replay, perché sì. Di fronte a una trattativa concreta in cui c'è la possibilità di fare una verifica, siamo sempre
di fronte a chiacchiere che girano così, come girano oramai da anni, cioè, ricordiamo che insomma con cadenza puntuale, voglio dire almeno per ogni stagione viene fuori un gruppo più o meno interessato, quindi diamo per certo che ci sarà Sebastiani ancora per la prossima stagione. Il punto è discutere sul direttore sportivo. Che dopo ne parleremo, un aspetto quindi alla questo, volta. Sì. Sui nomi, i nomi del... No, faccio la stessa domanda che ho fatto a Totò, questo ovviamente è il momento più basso. Sì, della assolutamente, ma credo, guarda, al di là della valutazione mia o di chi insomma segue il portale, cioè sono i fatti che poi ti dicono che la gestione Sebastiani è stata una gestione soprattutto negli ultimi tre anni veramente molto deludente. Il fatto che allo stadio vada sempre meno gente, che l'attrattività del Pescara abbia toccato forse uno dei punti più bassi. Noi giriamo per la città, prima c'era tanta gente che ci fermava, che voleva sapere il Pescara, oggi nessuno, evidentemente. L'aspetto più preoccupante peggiore è l'indifferenza. Esattamente, è stato ucciso l'entusiasmo, questo è come un po' l'uomo ragno, quando uccidi l'entusiasmo per ripartire devi fare una rivoluzione copernicana, altrimenti non ne esce. Paolo, hai notizie diverse da noi, qualcosa di più, sai o no? No, ma le notizie sono queste, diciamo che al momento è difficile ipotizzare un qualcosa di diverso a livello societario, anche perché Enrico... Questo è il momento in cui bisogna già lavorare per la prossima stagione. Se bisognava fare qualcosa, poi è capace che domani noi potremmo essere smentiti dall'arrivo del nuovo proprietario del Pescara, però sappiamo bene che adesso si lavora per la prossima stagione e quindi chiaramente l'attuale proprietà sta lavorando in funzione del prossimo campionato. E tu dicevi giustamente che a livello tecnico questo è il momento più basso della storia recente del Pescara, con un'aggiunta che rispetto agli anni passati quest'anno si è esacerbata ancora di più la frattura tra una parte della tifoseria e la proprietà del presidente Sebastiani, e questo è l'aspetto, diciamo, in più che sicuramente non può essere secondario rispetto a quello che è accaduto anche nelle passate stagioni. Tra l'altro mancano anche i risultati, perché poi negli anni passati le contestazioni, diciamo, la contestazione nei confronti del presidente Sebastiani e della società spesso veniva un po' offuscata dai risultati che tutto sommato potevano essere positivi in Serie B, per non parlare poi della Serie A, però in questa stagione c'è stato il punto più basso a livello tecnico e chiaramente la contestazione è stata ancora più forte e più evidente, e l'aspetto ambientale io credo che non debba essere messo da parte, perché è forse quello più preoccupante in vista anche del futuro. Chiaramente a questo punto è ipotizzabile che qualcosa potrà accadere, ma potrà accadere la prossima stagione a campionato in corso, quindi si ripartirà io credo con Daniele Sebastiani presidente, con una squadra che ancora una volta verrà costruita da zero. Lo ha già annunciato che sarà ancora più giovane di una squadra, dopo entreremo sì, in dettaglio, aspettiamoci una formazione allievo, quindi niente, mi viene da dire niente di nuovo sotto il sole, perché in questo momento, diciamo, al di là di qualche pur parlé, non ci sono cose ufficiali degne di nota. Adesso vengo da te, Francesco, per il commento finale su quanto è stato detto, però vorrei sentire Andrea Costantini, che qualche giorno fa ha intervistato proprio il presidente Sebastiani, tra poco manderemo in onda questa intervista. Ecco, sul suo volto hai letto preoccupazione, stanchezza o altre cose, non so, sofferenza, delusione, rabbia, non so, hai letto qualcosa in particolare? Ho letto un po' di stanchezza, ma anche serenità, perché lui continua a ribadire che comunque, per quanto questo possa essere un onere, lo ha detto anche nell'intervista che ascolteremo, però comunque lui continua a garantire l'attività aziendale se non dovesse arrivare un interlocutore serio. Quindi se dovessi giudicare un po' quello che è il suo comportamento, quello che lui dice, che fa trasparire, sicuramente vedo una persona un po'
provata, anche più di quello che lascia intendere anche su questo aspetto legato alla contestazione, però lo vedo altresì sereno, cioè lui ritiene di fare quello che è giusto fare per il bene della società. Poi molti tifosi evidentemente non la pensano in questo modo, e a tal proposito, proprio su quello che diceva in precedenza Paolo De Carolis, in realtà poi questa è la vera grande domanda che perlomeno io quando parlo con amici, tifosi, eccetera, ma Sebastiani vende Rubescar, cioè, lo dico un po' con una cadenza dialettale, tutti, perché tutti questo è il primo approccio, è la prima domanda che viene posta, è la prima risposta che molti vogliono sentire, perché è questo il grande argomento, e purtroppo questo mette in secondo piano anche quello che ha fatto la squadra, perché poi qualcuno vorrebbe anche parlare di quello che ha fatto la squadra, però i risultati brutti, certo. Una squadra che ha emozionato molto poco, alla fine l'argomento è sempre quello societario, cioè se si va avanti con questa proprietà o no. E chiudo dicendo che per quello che ho potuto raccogliere, per quelle che sono anche le sensazioni, si va verso la continuità di Sebastiani, il che non vuol dire che una volta che si sarà scavallata la data dell'iscrizione non ci possa essere qualcosa di diverso, però tutto è stato messo in movimento per iscrivere la squadra, per fare il ritiro verosimilmente a Palena a metà luglio, e quindi comunque la macchina organizzativa è già partita. E nella seconda tornata di riflessioni cerchiamo di capire qual è la difficoltà più grossa eventualmente per il passaggio di consegne. Però Francesco, cosa ti senti di dire per riassumere un po' questo primo giro di opinioni? Che non si arriva a questa cessione della società a una nuova proprietà, credo per due motivi principali. Primo, che ricordava Totò quando giustamente ha detto, evidentemente è una piazza che non attira come Catania, Palermo e tante altre. E la seconda è che forse non si riesce a trovare l'accordo, perché tra le pieghe della situazione economica ci sono aspetti che non si riescono a chiarire, e che magari chi vuole subentrare ritiene difficili da risolvere, e ritiene difficile anche o impossibile o non secondo il proprio pensiero un esborso economico notevole. Dall'altra, giustamente Sebastiani fa i suoi conti, e credo che alla fine resteremo con Sebastiani presidente. Quindi vi chiedo, perché non si riesce a vendere il Pescara, Totò? Certo, non sappiamo i motivi concreti, cosa possiamo supporre? Ma io credo che la prima motivazione è quella che non c'è interesse a prendere una piazza come Pescara, perché voglio dire, noi andiamo avanti con questa storia, però ricordiamoci che nelle ultime due stagioni Pescara ha fatto due volte il pieno, una col Catanzaro e un'altra col Foggia alla finale. Però si vendono anche società meno blasonate. Sì, no, voglio dire, però non è una, credo che non sia questo incentivo. Credo poi, voglio dire, alla base c'è anche, sì, Sebastiani fa il suo, però sicuramente la gestione degli ultimi 5 anni non è stata eccezionale, anzi, se tu in 5 anni hai fatto girare 150 giocatori, 14 allenatori e 7 direttori sportivi, evidentemente la gestione non è stata normale, voglio dire, quindi quando uno se la prende anche con la società che fa il suo, cioè a me, cioè il fatto che oggi sia... Sì, ma l'interlocutore nuovo non dovrebbe interessare questo, no, quanto è accaduto, no, prima. Ma io dicevo, come ci si è arrivati, voglio dire, a me è tutto il fatto che oggi Sebastiano abbia detto ripartiamo dai giovani, credo che sia un passo avanti rispetto a quello che è successo negli ultimi 5 anni, alla ricerca di insomma, non so di cosa, perché veramente guardate che sono cifre allucinanti, voglio dire, quando tu in 5 anni alterni 150 giocatori e con una marea di allenatori e direttori sportivi, quindi che continuità puoi avere? Per cui insomma io sono abbastanza, non sono deluso, voglio dire, però non vedo, ripeto, a mio avviso se lui dovesse restare
e riparte da questo concetto di fare una squadra giovane, credo che ci sia, voglio dire, considerando quello che offre la piazza al di là dei momenti importanti e soprattutto quello che deve fare la società. Se invece tu cerchi di barcamenarti continuamente con acquisti e cessioni continui, cambi di allenatore eccetera, ma dove vai, insomma, non è una cosa normale. Paolo, allora, la domanda è quella, perché sì, il Pescara... Che ci sia anche, intanto mi consta che un gruppo importante aveva avuto un contatto con questa società, con questa proprietà, e poi non si è concretizzato. Chiaramente secondo me pesa anche l'esposizione debitoria, perché chiaramente chi fa un investimento, Pescara non è Catania e sicuramente non è Palermo, però è una città di medie dimensioni che, quando ha fatto calcio con entusiasmo, recuperando l'entusiasmo, ha avuto anche una voce importante nel bilancio per quanto riguarda le presenze allo stadio. Però oggi l'aspetto debitorio secondo me ha un suo peso, una gestione che negli ultimi tempi, ripeto, non ha fatto vedere una grande progettualità, per quanto il presidente dica. Però tutta questa progettualità, se cambi 150 giocatori, 300 allenatori, dico dei numeri così giusto per esagerare. Il calcio moderno, sì, avere tutti però, questi direttori sportivi che fanno 5-6 anni. Però io guardo i modelli, se voglio fare calcio, Andrea, io guardo i modelli virtuosi. Cioè io ti faccio un esempio, quando seguo Sartori, perché tra l'altro Sartori è di Lodi, ha avuto modo. Stai parlando del top, però. Adesso. Beh, no, da sempre. Adesso, però, quando ha cominciato a fare quel lavoro con il Chievo Verona, quanti conoscevano Sartori? Certo. No, ma il modello non conosco nemmeno adesso, cioè Sartori non c'ha nemmeno WhatsApp, voglio dire, sì, a maggior ragione non ha mai parlato. Quindi qual è il discorso? E va a vedere le partite di Serie D. Esattamente, che manda i suoi amici più fidati, vanno a vedere, per dire. Quindi che cosa significa? Però se tu nel calcio non hai un uomo di questo livello, facendo le debite proporzioni, non hai un modo di facciamo un esempio ancora più stringente. Il settore giovanile negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, si è impoverito anche di figure tecniche. Mi viene in mente Tonino Di Battista, da 2 anni, tanto, però con la sua presenza lì, il Pescara movimentava un po' di giovani, no? Destonino è andato a Rimini, ha fatto una bellissima stagione proprio contro Isi, ha cambiato in corsa insieme a De Vito, a De Vita, ma voglio dire, fare calcio significa avere prima di tutto un'organizzazione. Questa società non mi sembra che brilli per organizzazione. Nonostante tutto, dal settore giovanile esce ancora qualcosa. Sì, ma perché Pescara, perché Pescara ha un bacino d'utenza pauroso. Pescara, cioè, quando tu hai un minimo di talento, dove lo vai a portare? Certo. Però Paolo, scusami, gli argomenti che hai detto tu, ma sono così dirimenti quando si tratta di fare un cambio di proprietà? Io entro, trovo l'accordo e poi faccio calcio come dico io, nuova proprietà. Cioè, queste cose io, se voglio, le posso portare, le posso migliorare. Allora quello è un altro discorso. Ho fatto un esempio di una cosa che mi consta. Cioè, se io vado a fare una trattativa e devo comprare un bene che è già gravato da una certa esposizione debitoria, chiaro che ci vado a prendere un'altra cosa che ha meno debiti. Però su questo, e che magari ha meno Paolo, il Pescara ha fatto un'operazione, questo il presidente Sebastiani lo ha detto chiaramente, ha fatto un'operazione di rateizzazione del debito verso l'erario con cadenza trimestrale per 10 anni. Quindi il presidente dice: questi debiti, se uno entra... Ma siamo certi che sono solo questi debiti? Allora, oppure ci sono i debiti legati, per esempio, a un'esposizione che tu pensi di rientrare? Di debiti altri, io su cose che non emergono faccio fatica io, ma ci farebbero fatica a maggior ragione. Il bilancio noi 2 anni, l'anno scorso l'abbiamo fatto analizzare. Certo. Quindi, cioè, non chi fa una due diligence anche potrebbe vedere dei debiti che non emergono. Non è il mio mestiere, non voglio entrare. No, ma basta neanche il mio. Però basta andare in un qualsiasi contesto preposto e vedere qual è la situazione. Poi i bilanci bisogna saperli anche leggere, perché il bilancio così come lo vedi è un bilancio siamo d'accordo. E siamo d'accordo, però...
ragazzi, se da 10 anni a questa parte non c'è nessuno che si avvicini e faccia una proposta, cioè al di là di ogni discussione, sì, che io non posso fare perché no, di queste cose capisco zero. Però mi rendo Paolo, pure conto, come mai il Pescara non è così? Però hai detto la cosa, il problema, riferendomi, e chiedo scusa se intervengo alla domanda di Enrico, il problema allora è proprio questo. Io credo che nessuno fino ad oggi, parliamo degli ultimi tempi, si sia realmente avvicinato al Pescara con l'intenzione di intavolare una trattativa. Perché il problema credo sia anche questo, cioè se c'è una società in vendita ci deve essere anche un compratore. Io, tra tutte queste voci che sono circolate, queste cordate tedesche, francesi, australiane, americane, arabe, yemenite, è stata mai approcciata una trattativa o c'è stata solo una telefonata per... Cioè, perché so, il problema credo sia questo. Chi la fa la telefonata? Perché? Noi abbiamo anche riportato di questo fatto di Lamioni, no? L'imprenditore di Grosseto, che ai colleghi di Grosseto ha detto: il Pescara mi è stato proposto. Quindi che ci sia, come dice il Presidente, un lavorio perché lui ha dato mandato a vendere, a proporre la società, lo si è visto anche con lo stesso Lamioni, che ha detto: mi è stato proposto, poi ho declinato. Ora il problema è se qualcuno, qualche professionista interagisce con persone che potenzialmente potrebbero essere interessate, ma è il Pescara che viene proposto tramite loro, perché non so se avete capito l'ottica, voi parlate come se qualcuno chiamasse per essere interessato al Pescara, qui in questo caso probabilmente è il Pescara. Ha dato mandato e quindi il Pescara viene proposto. Quando però viene prima proposto, di questo mandato c'è stato un gruppo un attimo, sicuro quando viene proposto che... la risposta può essere no grazie, non ci interessa, oppure beh magari vediamo, però il ben magari vediamo poi non è una trattativa, è un approccio, infatti noi questo l'abbiamo, e quindi probabilmente noi siamo arrivati a questo, però l'indifferenza che regna ormai nell'ambiente è legata ai risultati, perché se ci fossero i risultati sul campo stare in B è diverso tutto stare in C, passerebbe in secondo, certo, piano. Facciamo l'esempio con le debite proporzioni, l'Inter è in difficoltà, no? Passerà da Zhang Octri, ma al tifoso che gliene frega. Ha vinto lo scudetto, gioca. Enrico, guarda, no? Il problema cioè, è proprio il questo. Il tifoso è contento, se posso che gli interessa se ha 500 milioni di debiti. Ma infatti il trend è diverso, cioè adesso l'attrattiva è soprattutto per le grandi società. Cioè il Milan ha cambiato proprietà dopo aver vinto lo scudetto, l'Inter sì, dopo aver straordinato adesso cambia società, la Juventus, sono spariti gli Agnelli, è entrata un'altra proprietà, voglio dire purtroppo, cioè il fatto noi stiamo a parlare di cosette che sì, tra l'altro chi dovesse prendere questa società, chi è, appunto, non è che è un grande gruppo. Il problema è che cosa, è il campo che ma non fa, dà ma non ci sta soddisfazione. Questa, ma io credo no, chi ha preso il Rimini è uno dei gruppi più importanti nella ricerca, nello studio oncologico. È un fondo. Scusate, non diciamo cose. Ma anche quando a Como arrivò una dirigenza, il Como tre anni fa era diciamo, in Serie C. Parliamo di una squadra che ha tradizione. In Serie D. E come mai questi imprenditori ricchissimi sono andati a Como e non sono venuti a pescare? Certo, Como è una piazza economicamente che propone molto. Ma io conosco bene quel fondo, perciò lo sto dicendo. Si parla molto di queste forme di un fondo, gruppi imprenditoriali molto grossi. No, quello di Rimini è quella è una società importantissima. Voi che siete più esperti, un po' più avanti con l'età. Vuoi dire che siamo più vecchi, sono i decani. Però io sono De Carolis. Ad esempio, il Pescara è stato preso da Scibiglia. Scibiglia aveva esperienza nello sport, aveva fatto ciclismo. Sì, giusto, però sarà qua. Faceva già calcio a Giulianova. Ecco, ma infatti, io lì voglio arrivare. Molti di quelli, anche lo stesso Pincione, che è stata una parentesi negativa, ma Pincione era ed è tuttora nel mondo del calcio con i suoi modi. Cioè tu dici devi uscire dal mondo del calcio? Allora, una persona, un imprenditore, un gruppo imprenditoriale, soprattutto italiano, è più facile che possa prendere, si possa interessare se è stato già nel mondo dello sport. Che sia totalmente dal di fuori dello sport e si metta dentro è difficile. Non lo so, allora dobbiamo affidarci secondo me è un problema a queste di business, soluzioni che abbiamo detto, no? Questi fondi, questi gruppi di investimento, che però vanno allettati. Como comunque
con l'ago tra virgolette, ma lì sicuramente ci saranno state delle forme alternative di Inter. Certo, il Palermo preso da Citigroup, il Citigroup ha fatto la Cittadella, il Pellegrini che poteva prendere il Pescara è andato a Catania, ha rilevato un'azienda molto importante. Quindi deve esserci un motivo di business. Sì, ma infatti noi anche su questo abbiamo provato a stimolare il presidente, però ci deve essere qualcosa che affianchi lo sport, perché chi viene da fuori non viene a tra virgolette buttare i soldi per fare calcio a Pescara, non essendo neanche la Pescara. Ma la domanda è questa: domani perché un gruppo tedesco dovrebbe essere interessato al Pescara? Per quale motivo? Cioè, io mi chiedo, se c'è un fondo tedesco interessato al Pescara, io vorrei capire pure qual è questo interesse. Quindi bisogna anche poi spiegare bene, anche perché diciamo una cosa, ma questa scopriamo l'acqua calda, chi viene a Pescara, chi verrà a Pescara, come chi dovesse andare in qualche altra società di Serie C, dovrà tirare solo fuori soldi, perché la Serie C, certo, è un campionato a perdere, dove ci sono introiti televisivi vicino allo zero, incassi bassi, e quindi inizialmente soprattutto bisognerà tirare fuori. Prima ho interrotto Totò, poi vengo da te Francesco, perché volevi forse aggiungere qualcosa. Andrea ha fatto l'esempio di Pincione, cioè uno dei più grossi bluff allucinanti, certo. Chi si avvicina a Pescara? Pincione? Paterna, la prima volta a Pescara, anche recentemente, sì. Anche Pavanati, che poi ha provato a anche prendere Novara e ha preso il Novara. Sono persone che gravitano proprio in questo mondo. Ma sì, ma gravitano, non gravitano, gravano sulla calcio. Certamente, certamente. No, ma di che stiamo parlando? Anche questa è una difficoltà, individuare l'imprenditore serio, credibile. Però io ho detto che molte persone che si occupano, che sono interessate nel calcio, però Pincione lo faceva per la prima volta, è arrivato per prima, poi l'ha fatto anche a me. Ha mandato un fax detto che molti imprenditori italiani che si avvicinano a delle squadre perché hanno comunque un'attinenza col mondo del calcio. Beh, non sempre. E in questo momento è difficile trovare imprenditori che investano nel calcio, soprattutto italiani. Il Como no. Il Rimini no, il Como no, il Catania no. È gente di fuori che rappresenta fondi che hanno interessi altrove. Quindi il Pincione, che è un caso di un certo tipo, ma anche l'esempio virtuoso che è Scibiglia, quello è l'aspetto fondante, cioè persone che hanno spessori diversi ma che hanno un'attinenza col mondo del calcio. È difficile trovarci sono presenti di una volta che non esistono. Parliamo degli anni 80, gli anni 80 che lo fanno per passione, non si trovano più. Catania, perché dice che è una città maggiore. Pellegrini di Catania. Allora, però ha fatto un investimento clamoroso. Sì. Allora, prima di andare a Catania, quel gruppo era stato contattato pure da Sebastiani, ha preferito Catania. Certo, ma ha fatto un grosso investimento collaterale a calcio. Ma perché due sono uno è, come dice Andrea, evidentemente hanno un ritorno economico su altri campi. Relativi a tutto l'entroterra e la realtà di Catania, e due perché evidentemente la situazione economica o debitoria, chiamatela come volete, per entrare era meno pesante rispetto a quella del Pescara. Se no, a Rimini, categoria come quella del Pescara, hanno trovato una nuova società. Como, si ricordava poco fa, addirittura ricchi del mondo. La Serie D, però è vero pure che Como forse anche Como magari avrà un appeal maggiore di Pescara, anzi poi togliere anche magari Francesco. Quindi, che si debba muovere, e in certe parti si sia mossa la politica, che ha fortemente portato determinati gruppi in determinate città a investire nel mondo del calcio, magari poi garantendo dei ritorni. Che la politica si occupi di altro. La politica, Andrea, forse se una cosa del genere a volte può succedere che possa, diciamo così, alla fine di tutti questi discorsi emerge probabilmente una cosa che fino a questo momento nessuno realmente ha manifestato l'intenzione, non di comprare il Pescara, di intavolare una trattativa con l'attuale proprietà per vedere se ci sono le possibilità per intavolare una trattativa. Neanche questo è stato fatto. Voglio evidenziare un'altra situazione che pone un po' il Pescara in mezzo al guado, perché da un lato c'è questa al momento pare impossibilità accedere, dall'altro lato cosa può succedere? Che
andando avanti Sebastiani non riesca più a portare avanti l'attività calcistica e quindi Pescara chiuda baracca, perché si va incontro a un fallimento, speriamo di no, oppure una domanda di iscrizione venga respinta. Il problema però, che però non è un problema, in realtà sono capacità imprenditoriali da parte sua, è che lui dice: con me il calcio a Pescara non muore, finché ci sarò io il Pescara non fallirà e avrà la continuità aziendale. Quindi da un lato non si riesce a fare un'operazione di cessione della società e dall'altro, andando alla lunga, il presidente, con la sua comunque abilità nel tenere i conti a posto, nel limitare i danni, porta avanti questa società e non avviene quel trauma che altrove, in tantissime altre piazze, si è verificato, di una morte sportiva in ripartenza dai direttori. Ma guardi che la storia di Sebastiani comincia proprio con una morte sul guado. C'è anche a Foggia la novità di Canonico, certo, che aveva detto fino a qualche giorno fa: ridò le chiavi al sindaco, non iscrivo la squadra. È notizia di oggi che invece Canonico ha detto: iscriverò il Foggia. Ma le chiavi non si possono restituire al sindaco in maniera metaforica, anche metaforicamente non regge mai questa cosa. Chiedo scusa velocemente, sì. È vero che è quello che sto per dire è un lasso di tempo di tantissimi anni, sì. Ma negli ultimi 50 anni, sì, c'è stata mai una proprietà di qualche gruppo? Primi gruppi non esistevano, adesso sono cambiate le dominazioni, che non sia stata di Pescara, eccezione fatta per Scibiglia, lasciamo perdere Paterna e Pingione, perché poi è stato l'inizio del... Che sia stata di Pescara o non di Pescara? Che non sia stata di Pescara, ossia che non era un pescarese. No, ma questo sai perché lo sto dicendo? Perché, ossia, fuori da Pescara non è arrivato mai nessuno, sia il Pescara Soglia non è mai interessato a nessuno. La parentesi di Soglia, sì, anche Soglia, non nomino anche Paterna, Pingione e Soglia, perché sono stati tre tragedie, si è andato al fallimento. Soglia inizialmente era uno strutturato, cioè strutturato, ho capito, era strutturato in tutto, un altro, però dopo come è finita? Mondo del calcio, il papà era presidente della Salernitana, quindi anche lì ritroviamo un esempio. Ma di perché, gente che vuoi dire che al calcio fuori regione è normale che evidentemente siano più in difficoltà. Esatto, no? Anche poi che tra l'altro c'è anche l'altro, il rovescio della medaglia, si è sempre detto gli imprenditori locali non si tenessero nel poi Pescara. Poi tu hai detto gli ultimi 50 anni, se 16 ne ha fatti Sebastiani, Cipini ne ha fatti 17, quindi non è che le alternative siano tante, no? L'unico che però gravava qui in zona è stato Scibiglia. Bene, allora andiamo a sentire l'intervista che hai realizzato tu, Andrea, qualche giorno fa, poi credo che ci sia pubblicità, non rientriamo in studio dopo l'intervista di Sebastiani. È un momento anche per riguadagnare un po' di serenità rispetto alle tensioni dell'ultimo periodo che la riguardano come presidente del Pescara per la contestazione, ma anche perché questa stagione è finita in un modo che chiaramente immagino neanche a lei sia piaciuto, con risultati al di sotto delle attese. Ma io per quanto riguarda la serenità sono sempre stato sereno e rimango sereno, perché quando uno fa le cose ed è a posto con la coscienza può fare quello che vuole, perché non c'è nulla da rimproverarsi. Certamente rimane l'amarezza di aver concluso un campionato che poteva e doveva andare in maniera diversa, tanti motivi, poi però quando si finisce così vuol dire che qualcosa si è sbagliato. Io non ho mai detto, e no, lo sottolineo, non ho mai detto che non sbaglio, che non ho sbagliato, perché purtroppo chi non fa non sbaglia, però è molto più facile parlare che fare. Ecco Presidente, se dovesse elencare un paio di motivi che secondo lei hanno portato a questa stagione deludente, quali definirebbe? Ma il primo in assoluto purtroppo è il problema che ha avuto l'allenatore, perché tutti quanti conosciamo il mister, tutti quanti sappiamo che nel momento in cui sposi la sua teoria devi portarla avanti e non devi avere ripensamenti in corso, e purtroppo quando tu cambi magari qualcuno ci vuole mettere il suo, non per carità, sempre in buona fede, in buonissima fede, ma perché giustamente è così, perché sennò è inutile che cambi. E questa squadra che era mentalizzata per fare un tipo di gioco magari ha cambiato atteggiamento e ne ha risentito, però sicuramente la base c'è, che abbiamo fatto una squadra giovane, anche perché in linea con quelle che sono le possibilità, non puoi massacrare una società per fare cose che non puoi fare. Io non sono abituato a giocare a rosso e nero,
e quindi farò sempre quello che posso fare per non mettere in difficoltà e in pericolo la società. Poi tu lo sai, lo sapete tutti, io sto lavorando per cercare una soluzione alla società perché sono 16 anni che ho sulle spalle questo da un lato è un piacere, dall'altro lato è un impegno importante, e quindi se posso e se riesco molto volentieri troverò una soluzione che possa accontentare tutti, possa far felice quelli che non vogliono Sebastiani, magari far dispiacere qualcuno che, più di qualcuno di quelli che in questi giorni mi hanno manifestato tutta la loro vicinanza e solidarietà, anche se non ce n'era bisogno perché, ripeto, sono gesti che si giustificano da soli, non ci sono parole per spiegare delle situazioni di questo tipo di fronte a che cosa ha uno sport e di fronte soprattutto ad una persona che tutti quanti conoscono, perché io non sono di Canicattì ma sono di Pescara, a differenza di tanti di quelli che protestano che non lo sono nemmeno, e che sanno chi sono, che faccio e che cosa posso fare. Purtroppo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, però ribadisco, ognuno è nelle proprie posizioni, la mia posizione è quella di cercare di trovare una soluzione il prima possibile, perché voglio tornare a divertirmi, cose che non faccio più. Ecco, ci sono aggiornamenti? Pescara ha sospeso tra l'iscrizione e queste trattative. No, ma guarda Andrea, l'iscrizione per me non è mai stata un segno distintivo, se fai il calcio ti devi iscrivere, punto e basta. E poi, sul fronte delle... Ha maggior ragione adesso, perché se vuoi vendere la società, se non ti iscrivi cosa vendi, cosa cedi, quindi quello non c'è nessun problema. Poi strada facendo, ripeto, io non mi do delle date, io dico porto avanti quelle cose che sto portando avanti con molta attenzione, soprattutto rivolta a chi? Al fatto di trovare gente che sia capace di dare continuità. Ecco, sarà importante anche questo fatto delle elezioni, perché in questo momento c'è una giunta in scadenza, magari si potrebbe interloquire con un'amministrazione che possa aprire anche nuove prospettive a eventuali interessati. La giunta? Comunque attraverso il lavoro di un'amministrazione comunale che possa aprire prospettive di investimento presso persone che volessero venire qui. E viene da ridere, per esempio. Non mi far sorridere, vabbè. Non ci sono le condizioni. Questa è una società di capitali che deve trovare all'interno suo e all'esterno suo le soluzioni, non è sicuramente la parte politica che deve trovare la soluzione al Pescara. Magari può essere d'ausilio in un certo modo. Ma noi abbiamo sempre lavorato. La questione stadio. Sì, ma la questione stadio, come ho sempre detto, non c'è stata un'amministrazione precedente, attuale, magari quello che verrà, che è contraria a far sì che si possa lavorare sullo stadio, per cui lo ritengo non un problema questo. L'importante è trovare gente seria che abbia veramente le capacità per portare avanti un club nel modo che ritiene, perché poi può essere più bravo, meno bravo, può fare quello che vuole, l'importante è avere le capacità e la possibilità di fare cose buone. L'ultima, Presidente, sulla parte tecnica, se si ripartirà con lei al timone, Daniele Dellicarri DS, Cascione allenatore, sì, no o forse? Chiaramente mi ripeto, mi auguro di no, ma se dovessi ripartire io partirei con il progetto che noi abbiamo, giovani, Pescara si parla che questa società non ha progetti, sono 16 anni che sono qui, che garantisco sempre grande dignità al club, quindi probabilmente qualcuno che dice che non c'è progetto non sa nemmeno il significato della parola progetto. Però noi ripartiremo come abbiamo sempre fatto, ripartiremo sicuramente con l'idea di fare giovani, e poi per quanto riguarda l'allenatore Dellicarri, per me ha lavorato benissimo, quindi se rimango io rimane anche lui. E per quanto riguarda il resto, noi l'allenatore sceglieremo con calma, non è detto che non possa essere un giovane, perché non mi hanno fatto mai paura queste cose, quindi figuriamoci se oggi mi creo il problema, a maggior ragione in una situazione nella quale evidentemente non avrò trovato nessuno disponibile a darci una mano. Quindi.
Allora, questa è l'intervista realizzata da te, Andrea, qualche giorno fa. Adesso andiamo in pubblicità, poi commenteremo l'intervista e soprattutto daremo le voci di Radio Mercato sul nome dell'allenatore. Resta Dell' Icarri, direttore sportivo, se dovesse restare Sebastiani. Sul tema allenatore c'è un nome nuovo. A tra poco. CSA. Servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci alla seconda parte di Replay. Prima della pubblicità abbiamo sentito un'intervista alla presidente Sebastiani. Totò e Paoli, cosa ti ha colpito di questa intervista? C'è qualcosa, qualche frase? No, tutto nella norma. Mi sembra il solito Sebastiani, voglio dire, sembra l'atteggiamento, quello che ha ripetuto da quando era la guida del Pescara, tutte le volte quando è contestato,
che lui comunque garantisce continuità a questa squadra, se c'è la possibilità di venderlo a persone serie, vabbè, solite cose, non mi e tra poco entriamo sul piano tecnico, perché Paolo, non so se vuoi mi dire dai qualcosa. Un minuto? Certo. No, io voglio chiarire alcune cose. Intanto chi parla è preposto istituzionalmente a parlare, chi parla in genere è un giornalista che di mestiere fa quello, non fa il presidente, quindi se ci sono le persone... Questo è riferito a cosa? No, siccome c'è gente che parla poi non sa, allora ci sono i ruoli nella vita, per fortuna c'è chi fa il presidente è preposto a prendere delle decisioni e ci sono i giornalisti che sono preposti a raccontare fatti e a dare valutazioni, sono ruoli che non possono essere confusi. Un altro aspetto che volevo sottolineare: cosa è il progetto, cos'è la dignità? Mai nessuno ha parlato di mancanza di dignità, molti, quasi tutti hanno parlato di mancanza di progetto. Se l'80%, il 90% di chi ha a cuore le sorti del Pescara oggi è insoddisfatto e auspica, come diceva Andrea, quando ti incontro, evidentemente qualcosa, c'è una narrazione che va vista da una parte e dall'altra, cioè il 90% noi ricordiamo lo stadio pieno, voglio dire 40.000 saremo a tifar, che era una bella immagine icastica, però oggi c'è gente che non viene più allo stadio, che non ne vuole più sapere, quindi qualcosa non ha funzionato. E chiudo l'aspetto sui progetti dei giovani. Quest'anno il Pescara era la squadra quasi tra le più giovani, tolte le under 23, quindi l'anno prossimo probabilmente, se vuole una squadra ancora più giovane, e chiudo, arriveranno gli allievi, immagino. Per quanto riguarda il direttore sportivo, visto che l'ha confermato in diretta, cioè potremmo parlare di tutto. Non di sei tutto, d'accordo? Ma possiamo, scusate, è venuto qui all'inizio della stagione dicendoci che era una squadra molto competitiva. Io ero presente a quella puntata, Enrico, che era molto, se possibile, possiamo andare a riprendere, che era molto competitiva, che era stata costruita con certi presupposti per la vittoria. Bravissimo, quindi non sto inventando niente. Nel corso della stagione sono state fatte delle scelte, non ultima, cioè prendi un attaccante che a me piace, tra l'altro Sasanelli non conosce nemmeno il retroscena di tutta questa operazione, cioè potremmo parlare fino a domani mattina. Io non credo che queste interviste facciano bene al presidente da un punto di vista mediatico, e non credo che aiuti a sanare questa dicotomia, questo dissidio. Sono d'accordo con il tuo pensiero, però ti chiedo cosa avrebbe dovuto dire? Sei sicuro che è rivolto? Dimmi secondo te cosa doveva dire. Io faccio un altro mestiere. No. Ma che significa un altro mestiere? Faccio un altro mestiere. Dimmi che cosa doveva dire, se fai un altro mestiere. No, vi chiedo. Ma dimmi tu che cosa dimmi tu. Ma non lo so. Io ti ho detto quello che ho sentito, ma che stai a dire? Ma no, dillo, dillo. Ti manco rispondo. Ma ti rispondo. Allora, hai parlato di Delli Carri. Ok, dai, sì, va bene. Delli Carri qui, sì. Nessuno l'ha smentito qua dentro, quando diceva quelle cose. Nessuno. Riprendi la trasmissione. Ma che c'ho la sfera di cristallo? C'ho la sfera di cristallo. No, io l'ho sentita. Tu mi dici. No, tu mi dici che la squadra è di qualità. L'ho sentita, caro mio. E io e quindi su Delli Carri le ha dette queste cose in studio. Nessuno le ha dette. Perché all'inizio della stagione. La stagione che fai tu? Perché tu fai il male, lo so. Sulle parole di Sebastiani, pensi che erano dirette ai commentatori, no, siccome lui, oppure verso allora, qualcuno, Enrico, che probabilmente allora, ha esagerato? Esatto, no, allora, sono due cose diverse, io perciò ho voluto mettere il punto. Si è esagerato tantissimo, perché far passare in tutti i canali social e nazionali le immagini una bara, quello è veramente deprecabile e assolutamente... Però che certe dichiarazioni non aiutano a stemperare, cioè chiaramente c'è stata una stagione in cui sicuramente l'obiettivo non è stato centrato. Questo, no, secondo è stato un fallimento tecnico. Me, è stato. Non voglio neanche usare parole così, però è vero quello che dici. Però voglio dirci, anche un modo di porsi di fronte ad una situazione sicuramente più conciliante. Questo era...
chiaramente lui non ce l'aveva con i giornalisti, però certe dichiarazioni che lui fa in continuazione alimenta questo stato di tensione tra il pubblico e lui, cioè questo divario diventa sempre più ampio. Lui l'alimenta. Quindi che cosa dopo la contestazione con lui l'alimenta, che cosa fa? Ma la contestazione è conseguenza, ma probabilmente che sì, delle sue dichiarazioni. Di un altro. Sì. Ma che vabbè, vabbè, dai, se no se lo sai tu rispondi. Francesco. Tu, ma che rispondi? Io ho visto quello che è successo allo Francesco. Stadio. La Nord non c'era nessuno e poi entrano per insultare. Ma l'ha fatto l'ultimo tre mesi dall'inizio della stagione. È tutto normale, il resto è tutto normale. Francesco, un argomento. Se vuoi parlare di problemi tecnici, io te l'ho detto prima, ha sbagliato tecnicamente 5 anni. Parla di quelle altre cose, non puoi dire. Io parlo di quello che mi puoi parlare. Di quello che ti parla. Calma, Francesco. Ma che ti viene dietro? Dai, che ne abbiamo parlato tante altre volte. È una frattura insanabile. C'è poco da fare. È una frattura che secondo me non verrà cicatrizzata questa ferita nemmeno da un'eventuale grande stagione. Bravo. In Serie C, il Pescara. Bravo. Che fa un campionato, poi magari alla fine dei playoff della prossima stagione perdi per un nulla la promozione in B, magari ottieni la promozione in B. Questa è una frattura insanabile e c'è poco da fare. E con questa bisognerà continuare. Confermato. De Licari confermato per il presidente, ha fiducia di De Licari. De Licari viene confermato. Mocervo, come dice Paolo, noi possiamo solo giudicare e raccontare, andare magari anche oltre il racconto con dei pensieri personali. Però vi chiedo per come è andata la stagione, per come è andata la stagione, credo che De Licari non raggiunge, se vogliamo usare un termine caro a chi studia, non raggiunge la sufficienza, ci mancherebbe altro. Tanti giovani che all'inizio o tanti giocatori che all'inizio erano stati presentati come molto validi, nemmeno validi, ma molto validi, poi non si sono rivelati tali. E concludo dicendo che evidentemente l'errore secondo me principale di De Licari e dell'allenatore che c'era, e qui parla uno, Zemaniano, che evidentemente questi giocatori bravi singolarmente, ci risiamo il discorso calcistico, messi insieme non riescono a rendere, pure se per allenatore Totò, ci metti il più bravo del mondo. Il tuo giudizio sul lavoro svolto? E quindi è un errore. Ma guarda, ho delle perplessità nel senso come viene gestito attualmente il mercato. Ripeto, c'è questa storia dei profili, cioè giocatori che nessuno ha visto, nemmeno De Licari, vuole dire che ha referenze, questa storia dei giocatori presi come profili, allenatori pure presi, secondo poi ho letto 6 o 7 nomi di quelli possibili profili giusti. E adesso ne diamo un altro di nomi. Voglio dire, a me mi sembra una cosa da folle, voglio dire, quindi il tipo di gestione. Andrea e Paolo. Io sulle parole torno sulla questione del progetto. Secondo me è sbagliato dire che non ci sia una progettualità. Secondo me si può dire che le progettualità sono state sbagliate. Io per progettualità cosa intendo? E immagino intenda lo stesso il presidente, cioè intraprendi una strategia che nel giro di 1, 2, 3 anni ti deve portare a degli obiettivi. Le strategie ultime non hanno portato agli obiettivi. Il Pescara è retrocesso perché, tra le altre cose, Sebastiani, che era bravo prima per tanti motivi con anche i suoi direttori a puntare sui giovani, a un certo punto ha smesso di farlo perché ha puntato su giocatori in scadenza di contratto o presi alle grandi occasioni, Scognamiglio perché fallisce il Cesena, Busellato perché fallisce il Foggia, Galano perché fallisce il Foggia, Bocchetti. Galano l'aveva preso prima. Bocchetti, però comunque sono giocatori che sono arrivati in condizioni particolari, giocatori tutti attempati, pagati lautamente, che hanno portato il Pescara allo sfascio. Certo. Quindi lì c'è stata una scelta, sono state le scelte quindi tecniche. Quindi un progetto mal riuscito. Progetto mal riuscito, progetto fallimentare che ha portato alla retrocessione. Il primo anno in Serie C è stato con tanti giocatori forti ma in prestito, l'anno di Auteri, e ora si è cambiato di nuovo progetto perché la Serie C ti dà meno introiti, ci sono stati dei problemi, è evidente, e allora si è deciso di puntare su squadre mano a mano più giovani ma con almeno la possibilità di patrimonializzare. Quindi, e qui mi leggo a De Licari, io ho fatto un servizio al TG proprio la scorsa settimana dove ho parlato degli errori nelle scelte tecniche di De Licari, ora non vado nei dettagli.
Se lui è stato confermato è perché, un po' per questa continuità, un po' perché Dell'Icarri conosce i problemi del Pescara, un po' perché proprio Dell'Icarri, con l'avvento di Dell'Icarri, si è iniziato a fare questo progetto nuovo, improntato su giocatori giovani e di proprietà. E siccome prosegue su questa scia, io penso che questo abbia spiegato la conferma di Dell'Icarri, perché se invece guardiamo i risultati dello scorso, della stagione che si è appena chiusa, che era il secondo anno di quel biennio che avrebbe dovuto portare alla promozione, è chiaro che lì le cose non sono andate bene. Se si prosegue è perché si persegue questa linea dei giovani da patrimonializzare, perché così il Pescara si regala una sostenibilità. È l'unico motivo per cui io vedo che si possa andare avanti. Paolo Rizzetti. Io credo che le dichiarazioni di Sebastiani ed Andrea Costantini siano state le dichiarazioni che noi ascoltiamo almeno da un paio d'anni, perché io credo che si debba fare una differenziazione, due binari. Primo binario, il presidente giustamente rivendica il fatto che lui garantisce il proseguimento del calcio a Pescara con l'iscrizione della squadra, con il proseguimento del progetto sportivo, ed è giusto che lui rivendichi questo, perché chiaramente questa è la cosa più importante. Nessuno mai ha messo in dubbio e nessuno mai, credo, anche il più pessimista dei tifosi può pensare che un presidente pescarese possa portare la squadra al fallimento. E quindi credo che da questo punto di vista, il presidente fa bene a rimarcarlo in ogni intervista, non ci sono assolutamente problemi. Il problema, a mio avviso, è un altro, è l'altro binario. Ripartire un'altra volta con un programma che non è di massima, perché questa società purtroppo non può garantire un programma di massima, perché si ricordava prima che nella prima trasmissione torniamo di Replay, al termine sostenibilità, ormai no, però, se ne abusa dall'Inter, la Juventus, no, ma il discorso sai qual è, Enrico? Che a Pescara non si può partire più, ormai arrivato in questo momento storico con una frattura così ampia tra la proprietà e la tifoseria, non si può ripartire dicendo partiamo con i giovani, facciamo delle nuove scommesse, vediamo come va a finire, perché è chiaro che l'insofferenza dell'ambiente e della piazza esploderebbe ancora maggiormente. Io credo maggiormente. Che sia questione di trasparenza, tu devi dire quello che puoi fare, certo, non quello che non però puoi fare. L'auspicio però qualcosa possa cambiare, perché è chiaro che noi abbiamo detto che questi tre campionati di Serie C, alla fine lo dicono i numeri, sono stati negativi, perché è vero che l'anno scorso il Pescara ha sfiorato la finale per la promozione in Serie B, però non ha mai lottato per il primo posto e ha chiuso 40 punti dal primo posto quest'anno dal Cesena. Quindi dire ripartiamo con i giovani, con un allenatore giovane, con lo stesso direttore sportivo, si riparte da zero, si rifà una formazione, si ricomprano 20-25 giocatori, perché così sarà, perché i migliori andranno tutti via. Tu dici questo ad una tifoseria che quest'anno ha rumoreggiato dalla prima all'ultima giornata, che cosa puoi pensare? Che cosa, come potrà rispondere l'ambiente? Prima però diceva non Paolo. Non puoi nemmeno dire faremo grandi cose. Ma io dico, cioè, dico perciò bisogna lavorare anche sotto traccia per far sì che accada qualcosa. Perché se quest'anno nel campionato ultimo, lo diceva Paolo, c'erano spalti praticamente vuoti all'Adriatico con una media di 4.000 spettatori a partita, il prossimo anno in questa situazione di spettatori ce ne saranno più. E a proposito del discorso che fai, tocchiamo il tasto allenatore, perché il nome più accreditato attualmente è quello di Emanuele Troise, che quest'anno ha guidato il Rimini. Poi si parla di arrivato in corsa, tra l'altro, sì, di Gianluca Colavitto, un altro nome che viene seguito, ma nelle ultime ore Radio Mercato dà il nome di un tecnico un po' particolare, sta circolando con insistenza il nome di Eziolino Capuano che ha guidato il Taranto fino alla partita con il Vicenza, un allenatore, è lui, sì, Capuano. È lui. Sì, sembrava un anno fa. È un nome un po' particolare, ci credete o no? Paolo? Questa sarebbe veramente una scommessa importante, cioè chiamare Ziolino Capuano a Pescara significa avere anche tanto coraggio. Sfidare una piazza che comunque insomma ha sempre fatto, sempre predicato la filosofia del bel calcio. Capuano invece è un allenatore che è molto pragmatico, che vive di concretezza e di risultati, però è un personaggio mediaticamente fantastico, è un istrione
per usare, Francesco, per usare un po' pensieroso. Però a Pescara già immagino le conferenze stampa, immagino le dichiarazioni con uno così. Non ci credo. E al di là delle voci di mercato che in questo periodo se ne fanno tante, bravo, però ma non solo, nome di Capuano, ma non solo a Pescara, dovunque. Certo. E Capuano è una vita che è sempre, come possiamo dire, più che nell'occhio del ciclone, dell'attenzione mediatica, un po' per il suo carattere, un po' per come attenzione, si lascia andare. Tu ci hai mai litigato? Stavo per arrivare. Tu ci hai mai litigato? È mai capitato? No, discutemmo una volta dopo un Teramo Sora, ma poi finì subito lì. Lui si fermò, siamo insieme ad altri colleghi, non ripartì con la squadra. E poi Capuano però i risultati li ottiene dovunque, e per quello che tutti raccontano non è mai stato e forse mai lo sarà un allenatore con pretese di acquisto di determinati giocatori, è un aziendalista, esatto, e quindi potrebbe anche essere, perché no, però bisogna vedere dopo. Totò, tu ci credi? L'allenatore credo anche che a questo punto lo prendono il direttore sportivo e il presidente, o il presidente e il direttore sportivo insieme. Convolgerebbe, sennò poi il discorso del tattico, del 4-3-3, della zona, perché Capuano giocherebbe sicuramente ha dei metodi diversi, un elemento pittoresco, delle scelte diverse, però vorrei fare questi discorsi sull'allenatore che verrà. Io ricordo per esempio quando è arrivato Galeone lo scetticismo generale ad accogliere. E veniva dal settore giovanile, no, della Spal. No, veniva dalla Spal, è stata l'intuizione di Franco Manni, però qui quando è arrivata, anzi la prima conferenza stampa è stata anche abbastanza tumultuosa perché nessuno l'accettava. E vabbè, così come quando la prima volta che è arrivato Tommaso Rosati, non vi dico. Quindi tu, chiunque arriva, ma non sì, va bene. Ma voglio dire, noi stiamo a parlare di genere, l'unico che conosciamo abbastanza, che non mi entusiasma chiaramente, è questo signore che avete nominato poco fa, che non mi ricordo nemmeno il nome. Capuano. Eziolino Capuano. Più ridere che altro. Però qualsiasi allenatore che possa venire, possiamo dire, ha lavorato bene a Rimini, scusa, posso velocemente? Ma no, voglio dire, se tu l'allenatore non lo conosci, non puoi dare giudizi di questo tipo. No, ma infatti io vado oltre, poi deve essere la società talmente forte che comunque vada il campionato, che sennò qua non può essere, viene Stroppa, sembra uno che non dopo Pescara, poi Stroppa ha fatto la carriera che ha fatto. Quando è venuto poi negli qui anni Auteri si è lo tutto. Abbiamo giudicato Auteri, no, Colombo, Auteri sembrava Zeman. Bravo, no, Auteri sembrava un ringoglionito, c'è stato anche perdonatemi, il Barone, oh. Auteri ancora allena e sta ancora in corsa per vincere un campionato e aveva vinto prima di venire a Pescara. Sì, non può essere che da 10, 15, 20 anni a questa parte qualunque allenatore viene a Pescara o non è buono subito o poi magari ti accorgi che non va bene. Sì, e qui non è andato bene dopo la prima volta, neanche quindi, più Zeman, e quindi forse bisogna rivedere tutto il quadro, però siccome prego. È così, non è un caso. Se no non può essere. Conta in generale alla società, no, alla società come prima cosa. La società di oggi, parliamo di questo, mo che ce ne frega di quello che faceva la società di 30 anni fa, ma anche all'ambiente. Contano i risultati, Francesco, cioè non sono andati bene perché non hanno raccolto risultati, perché sì, si dimise, però il Pescara Stroppa si dimise. In quel momento il Pescara era salvo, però appunto quell'anno però hai ricordato anche la cartina la cartina di Tornasole. Stroppa non è che hai detto che Auteri sta facendo molto bene col Benevento, però il Pescara di Auteri 3 anni fa non credo che entusiasmasse. Sì, ma io quando ti ho nominato Stroppa, io ti posso anche ricordare, te l'ha detto lui, ossia qui 50 anni fa viene Tom Rosati e non andava bene a prescindere. Questa è storia, no? Esatto, viene Galeone, non aveva allenato in nessuna parte. Ma se su Galeone si è discusso, sono stati contestati, Castagnier, Mazzone che hanno allenato. Ma se si è discusso, si è discusso su Galeone, che Francesco, nonostante il Pescara era quello, parlava tutto l'Italia di come giocava il Pescara, sono vincolati. Galeone è buono, Galeone non è buono. Ma che cazzo stai a dire? Qua si è discusso su Galeone, si è discusso su Zeman. Ma che stiamo a scherzare? Diceva la coppa di chi è? Non lo so, non me ne frega di Galoppi, io racconto i fatti, è la storia. Ultimamente
Stroppa, ho fatto l'esempio, perché? Stroppa si è dimesso perché? Perché aveva già capito che tanto uno o due partite lo cacciavano, siccome ha dimostrato di essere poi un bravo allenatore e soprattutto un grande uomo, ha detto arrivederci, me ne vado. E il Pescara poi ha fatto il tracollo. In tutto questo panorama, che Barone venne esonerato alla vigilia dell'ultima partita. Bravo, Barone, Barone. E io ero uno di quelli, ci mancherebbe altro. Criticato abbastanza pesantemente da tutti. Un'intera stagione, viene esonerato, dopodiché dove è andato? Che ha fatto? Bene, dovunque. Sì. Allora c'è qualcosa. Ma ora arriva Troisi. Ma dopo Di Baroni è arrivato un allenatore che per una traversa non è andato in Serie A, ci è andato l'anno dopo. Sì, esatto. Non è che è andato, non è che è andato via Baroni e finito il calcio a Pescara. Francesco, non è che dopo che è andato via Baroni è finito il calcio a Pescara. Ma io non sto dicendo questo. Ma io infatti non sto dicendo questo. Dopo è arrivato Oddo e per una traversa a Bologna tu non sei andato in Serie A. Infatti è uno dei momenti che questa società ha dimostrato di sapere fare calcio. Allora, a quelli che criticano oggi questa società, io dico, ricordiamoci anche che questa società in questi 16 anni ha in alcune situazioni, in alcune annate, ha fatto calcio e ha dimostrato di saperlo fare. Possiamo riprendere dopo questo, la pubblicità. No? E certamente non sono io uno di quelli che critica apertamente Sebastiani. Allora, fatti una domanda e datti una risposta. In pubblicità questo lo dice Andrea Costantini. Che lo dice qualche altro, non ho sentito. GSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. GSA. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Scopri il cuore della tradizione pescarese alla Pizzeria Ciferni. Da oltre 60 anni le nostre pizzette incarnano la passione per la qualità e il sapore autentico. Anche a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Seguici sui social o visita pizzeriaciferni.it per connetterti con noi. Pizzeria Ciferni, dove ogni pizzetta è una promessa mantenuta. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, ultimi 13 minuti di trasmissione. Andrea, ripartiamo da te. Dove eravamo rimasti? Io proprio sul discorso di Capuano. È chiaro che è un nome che suggestiona un po', però si tratta a Pescara di fare una rivoluzione copernicana, perché Pescara si è abituato a un certo tipo di calcio, al di là che poi abbia prodotto meno risultati, però si è abituato a un certo tipo di calcio. Rispetto a quel tipo di calcio, e ad esempio rispetto a Zeman, qui siamo all'opposto. Eh certo. Dal calcio dove bisogna segnare tanto. È un nome che sta circolando in giornata. Al calcio in cui invece sempre Troise è il candidato, certo, numero uno. Mi leggo magari a te, Enrico, a Totò. L'unica cosa, visto che lo specialista della Serie C a Pescara porta il nome di Tom Rosati, che faceva un calcio molto pragmatico, molto per vincere la Serie C, come è stato, Capuano anch'egli, pur non avendo vinto campionati di Serie C, fa un calcio molto pragmatico, molto essenziale. Rosati, e anche vinceva un po' di più. Assolutamente sì, e anche questi modi di fare un po' pittoreschi forse possono ricalcare una sorta di parallelismo. Non dimentichiamo che un altro abruzzese illustro che ha vinto bene in C è stato Ivo Iacone. Cioè. Mi piacciono gli altri due profili. Giocando bene. Mi piacciono perché Colavito fa il tipo di calcio che piace a Pescara, lui 4-3, squadra molto offensiva. Parlo di Troise? No, parlo di Colavito ora. Mi piace perché fa un calcio molto offensivo, è uno che conosce bene la nostra terra, è uno che avrebbe grande piacere ad allenare a Pescara. E quindi potrebbe essere una soluzione interessante. Lui vive a Lanciano, pur essendo originario della Campania. Mi piace molto anche Troise, perché devo dire che ha un pedigree negli ultimi tempi in ascesa, ha fatto un buon lavoro a Mantova, ha fatto un ottimo lavoro a Rimini, ha fatto due secondi posti sfortunati con la Cavese in Serie D. Quella traversa che ricordava, lo peseremo a Pescara. Quella traversa che ricordava Paolo, lui sì. Era nello staff tecnico di Diego Lopez in quel Bologna, poi sì. Diego Lopez ha allora, cambiato. Totò e poi Paolo Linsetti. Ah, guardi, io se davvero un rimpianto e magari dire secondo me da quale sono iniziati i problemi è il momento in cui non è stato confermato Pillon, perché di questi allenatori che nominiamo, voglio dire, Pillon, cerchiamo di ricordarlo, ha salvato il Pescara, poi ha sfiorato la promozione, però al presidente non piaceva, dice che gli faceva venire l'orticaria per come giocava, però credo che da quella rinuncia sono cominciati i mali di questa, sul piano tecnico di questa. Lo riporteresti a Pescara, Pillon? Io subito, immediatamente, anche perché voglio dire, la gestione di si parla di giovani, però vuol dire, non è uno che va cercando, ricordarci che insomma lui ha creato questo Marras che correva da tutte le parti, voglio dire, credo che sia uno di esperienza affidabile, perché il problema anche ben voluto dalla piazza, esattamente, perché anche perché è stato fatto un ottimo, cioè la sua presenza è stata importante a Pescara. Paolo, no, io 30 secondi solo per dire, è vero che a Pescara ormai da 30 anni si gioca, ci sono allenatori che fanno il 4-3-3, però voglio dire, non è detto che si debba fare il 4-3-3 a vita a Pescara, potrebbe arrivare un allenatore che fa un gioco diverso, perché mi sembra che negli ultimi anni ci sono allenatori che hanno vinto i campionati col 3-5-2, con il 4-4-2, cioè voglio dire,
non c'è una legge che dice che a Pescara o si gioca con il 4-3-3 o non c'è più calcio. Quindi voglio dire, Otto ha vinto con un altro schema. Esatto, quindi io perché. Però sempre offensivo, Il calcio offensivo, certo. Aspetta, però io perché poi ne parlava qui Alessandro Bruno, la tua trasmissione, sì. Mi sembra lunedì scorso, non ricordo male. Diceva una cosa che a me ha fatto riflettere: a Livorno, se entri in entri in scivolata su un giocatore e mandi il pallone in fallo laterale, ti battono le mani, a Pescara ti fischiano. E questo fa riflettere, perché è vero che è così, però io credo che alla base di tutto il tifoso è contento soprattutto se la squadra vince. Quindi se si vince un campionato, forse esce fuori, e lì abbiamo un po' estremizzato, perché hai vinto con Galeone, con Zeman, però, con Oddo, con Iaconi, che erano allenatori, con Cadè, perché erano allenatori propositivi. Certo, però se ti dovesse ricordi, l'abbiamo detto anche lunedì scorso, De Cagno stava portando il Pescara in Serie A, però non andava nessuno allo stadio, poche presenze, per un punto non si andò in Serie A con De Cagno. Ed è un errore questo, non dico che sia un fatto positivo. Però non bisogna prescindere, non bisogna sempre mettere davanti questo 4-3-3 sempre e comunque, perché potrà arrivare un domani un allenatore che pratica un altro modulo e che, ce lo auguriamo, vincerà il campionato. De Carolis, io volevo dire una cosa, so da un collega... Un altro nome? No, so da un collega ligure. Sì. Che De Licari ha seguito Barillari per 3-4 giorni, ha seguito proprio gli allenamenti, è stato lì, è stato visto. Quindi, del Sestri Levante. Poi, quindi io pensavo che fosse tra quelli in rampa di lancio, invece ha firmato per il Pontedera. Sì. Cioè, questo ci potrebbe aiutare a capire un po' quale può essere, no, l'orientamento del prossimo allenatore. Troisi può essere uno. Anche se giocano in modo diverso, perché Troisi, per fare una sintesi, Troisi gioca un po' alla Gasperini, cioè gioca uomo contro uomo, però molto maniacale nella preparazione della partita, studia gli avversari, tutte le contromosse sugli avversari. Invece Barillari no. Un'ultima cosa, poi ci torneremo. Barillari gioca un calcio più positivo, indipendentemente, volevo dire. Sembra già che siano con la valigia in mano Plizzari, Mesic, Merola, sono i pezzi del mercato, invece dovrebbe restare Dagasso, quindi anche sotto questo aspetto i pezzi più importanti per il famoso discorso della sostenibilità andranno via. Certo, ma questo oramai lui stesso, il presidente, non ne fa mistero, e forse anche questo è uno dei motivi per cui la tifoseria non riesce più a sopportare, perché il tempo di in qualche modo legarsi ad un giocatore, no? Subito dopo, in pochissimo tempo, lo stesso viene ceduto. Dagasso è uno degli ultimi prodotti del settore giovanile, chiaramente ha anche un... Potrebbe essere ceduto in prestito e restare qui un anno. Potrebbe tornare Tommasini, prima Andremo diceva. Esattamente, che tra l'altro ha fatto un gol decisivo. Vogliamo vedere, Andrea, l'avevi preparato, no? Sì, gol sì, ieri con Monopoli. Sto colpo è andato via da Pescara. Eccolo qua. Che errore mandare via Tommasini. Ecco, sì, a gennaio. Gran gol, A 4 minuti dalla fine. Sesto gol di Tommasini. A 4 minuti dalla fine, peraltro. Quindi è entrato, è subentrato e ha segnato il gol della salvezza. Carattere, determinazione. Possiamo ricordare che Tommasini ha fatto un gol e subito è stato messo fuori da Zeman. Alla fine del primo tempo. Uno dei tanti punti interrogativi della stagione. Guarda che gol. E come mai invece Lescano non sta giocando più a Trieste? Perché forse anche a Trieste, come a Pescara e come a Chiavari, ha probabilmente palesato dei limiti dal punto di vista caratteriale. Quindi Colombo non aveva... Non può essere un caso se è arrivato a Pescara e si parlava di problemi tra lui e Volpe, qui ci sono stati problemi con Colombo, a Trieste nelle gare decisive a fine stagione ha giocato poco, ma soprattutto anche questo andamento schizofrenico. Parte il campionato, fa una sequenza di gol, poi si ferma per molte settimane, poi fa un'altra raffica e poi si riferma. 16 reti, Merola ne ha fatte 17 di realizzazione. Invece Ferrari a Vicenza, l'altro attaccante del Pescara, però, sta giocando e segnando. Lescano evidentemente è un giocatore che ha talento, ma evidentemente caratterialmente ha dei limiti. Scusi, negli anni io avrei rimpianto più Ferrari che Lescano. Più costante? Sì. Ferrari è veramente un assegno circolare, cioè avere in squadra un giocatore, un attaccante come Ferrari, parti sempre dai 15-16 gol sicuri. Allora, prima del secondo turno nazionale, facendo rivedere un po' il quadro dei playoff di domani, chi vedete favorito per il salto in Serie B? Paolo Renzetti. Io credo che tra tutte il Vicenza possa avere qualcosa in più.
non perde da 19 partite. È una squadra che tra l'altro a gennaio si è rinforzata molto quest'anno, ha un grande pubblico. Certo, c'è questo derby fratricida con il Padova. Anche un grande allenatore, perché Vecchio è un grande allenatore. Tra l'altro Padova allenato da Massimo Oddo. Certo, questo derby tra le due venete è un ostacolo per entrambe. Tu dici Vicenza, adesso me lo segno. Intanto c'è il tabellone completamente sbilanciato. Quello che leggiamo a sinistra, perché ci sono Avellino, Vicenza e Padova, tre squadre accreditate dall'inizio, dall'altra parte c'è solo il Benevento, con tutto il rispetto per la Juventus, la Carrarese e la Torres. Io credo che è difficile dire chi, potrebbe essere sì il Vicenza, però intanto c'è il derby con il Padova. Certamente credo una tra Avellino, Vicenza e Padova. Ho capito, ma non succede niente se si sbaglia. Sarei contentissimo per Massimo Oddo se fosse promosso il Padova, anche perché al terzo anno, quarto anno che ci prova, e bene o male arriva quasi sempre in fondo. Totò, chi vedi favorita? Io vedo la finale Padova-Juventus. Credo che dalla parte destra la Juventus sia la squadra che gioca meglio in questo. Quello che addirittura si dice che potrebbero scendere Ildiz, Ilding nelle ultime partite. Sì. Io spero. La finale Padova-Juventus e spero che vinca Oddo. Quindi Totò dice Padova, Andrea. Spero di no, perché la Juventus Next Gen ha trovato il suo equilibrio ed è migliorata quando le stelle della squadra sono andate in prima squadra, certo, o sono andate via. Però ne sono uscite altre. E ne sono uscite altre, perché ora c'è Asa che sta facendo grandissime cose. Una squadra schierata a Caserta con tre attaccanti più un Bangula a fare il tutta fascia, una squadra molto offensiva che ha saputo fare l'impresa. Non è una parolaccia, vero? No, no, assolutamente no. Ha impressionato veramente il cambio dalla prima giornata. Quindi Andrea, chi vedi favorito? A pescare l'ultima. La Juventus. Allora, ha ragione Francesco, c'è uno sbilanciamento di prestigio, di spessore, di tutto, di piazza e quant'altro. Io ieri ho detto Padova è la mia favorita, è evidente che chi esce tra Vicenza e Padova secondo me sarà quella che arriverà fino in fondo. Il resto è ovvio che il Padova ha un è testa di serie. Testa di serie, con due pareggi passa il Padova. Passa il Padova. Chi è rimasto? Paolo De Carolis. Mi alleo fortemente ad Andrea Costantini, anche perché io non ho doti divinatori, quindi non ho mai giocato, mai fatto schedino. Il Padova Juventus è la finale più probabile che vi augurate. Guarda, sai benissimo che ho un legame particolare con Massimo Oddo, non lo voglio dire neanche per scaramanzia. Padova è anche una grande squadra, quindi una grande tradizione, ma non lo voglio dire per scaramanzia. Insomma, la Next Gen sarebbe una sorpresa, e ricordiamo che in campionato la Carrarese ha vinto entrambe le partite. Sarebbe un motivo di nessuno ha detto il Benevento di Auteri, però. Perché? Ma a me Auteri sinceramente non è entusiasmo. No, Benevento è anche una squadra quotata, sì, una grande tradizione, però un po' troppo scostante il Benevento, sì. Secondo me anche queste due partite che ha fatto. Allora scusa, il Catania di Marco Chiarella, se proprio mi devo buttare, cioè Catania è già un miracolo che sta lì, appunto, cioè, se allora proprio mi devo buttare mi tengo un ragazzo. Sì, ma Enrico ha detto che nessuno ha nominato il Benevento, nessuno di noi sta nominando l'Avellino. Sì, appunto, che è arrivato, è una squadra che ha speso di più, tra l'altro, ecco, ma che è 18 arrivato, milioni che è arrivato dove è un'altra, però che tra Catania seconda, è una finta seconda, però appunto, io, perché esatto, il Taranto era la vera seconda. Va bene, già, lunedì punti, prossimo vero. Forse, sottolineo forse, avremo qualche notizia in più, una settimana. Non credo. Che Ezio Capuano si è preso direttore sportivo. Sicuramente sapremo qualcosa in più sulle squadre che andranno avanti. Qualche notizia in più sui playoff avremo. Quello sicuro. Grazie a Totò De Leonardis, grazie a Francesco Di Francesco, a Paolo De Carris, a Paolo Renzetti, grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie Antonio Di Berardino alle telecamere, Maurizio Daguì in regia. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.